Non sappiamo se Okir si trova su questo pianeta per scelta. Aspettati dei nemici. C'è solo un modo di valutare il successo. Uccidi o vieni ucciso, la perfezione. Una trasmissione attraverso gli altoparlanti. Affascinante. Non lasciarti distrarre. Cerchiamo un signore della guerra Krogan. Farsi assumere è solo l'inizio. Devi guadagnarti il tuo posto nel potente esercito che stiamo costruendo. Postazione nemica. E sono pronti a combattere. Quando... Questo dovrebbe rallentarli. Perfetto! Uno in meno. Merda. L'emorragia non si ferma. Sto per... Maledizione. Non mi sembra poi tanto grave. Non c'è bisogno che lo sappia. Sapevo che non erano berserker. Non da lontano. Siete mercenari. O dell'alleanza. Io non vi dirò nulla. Ho una bella applicazione di Medigel pronta da usare. Ma se preferisci posso proseguire. Figlio di... Io non so niente. Sparo solo al sovraccarico dai laboratori. Il vecchio Krogan lassù sta facendo pulizia. Jedor l'ha assunto perché le realizzasse un esercito. Ma i Krogan che crea sono folli, quindi noi li usiamo come bersagli viventi. Stronzate. Non mi pagano abbastanza per morire dissanguato. Avamposto 4. Jedor vuole che ci muoviamo. Ci servono delle coordinate sul gruppo di Krogan. Voglio che i tuoi amici se ne vadano. Capito? Pattuglia, l'ultimo gruppo si è disperso. Ho perso il contatto visivo 5 minuti fa. Disperso? Jedor si incazzerà. Voleva un bello spettacolo. Tu hai chiesto un rapporto e io l'ho fatto. Disperso. Ricevuto. Torniamo ai laboratori. Ecco, visto? Mi rendo utile. Hai visto Okir? Lui è informato al riguardo. Non possiamo entrare nel laboratorio. Ma lo sanno tutti cosa succede ogni volta che il Krogan esce da lì. Io stesso ne ho abbattuti a centinaia. Sono pazzi, privi della ragione. Da queste parti tutti sanno cosa sta succedendo. Cosa pensa di fare Jedor con tutti questi Krogan? Sostituirci, probabilmente. Sicuramente non vorrei affrontarne un esercito. Solo che lei non può controllarli. Non dovrebbero essere pazzi, ma sono comunque Krogan. Quanto intelligenti possono essere? Il laboratorio di Jedor è ben difeso? Ci sono i cannoni grossi per tenere lontane le navi. Non siamo organizzati per affrontare dei maledetti comando. Se inizi a muoverti, potresti trovare un posticino tranquillo prima di morire dissanguato. Merda! Merda! Lo spavento è stato un tocco di classe. Immaginavo. Andiamo. Il nostro signore della guerra è da qualche parte. Nemici davanti a noi. Attenzione. Perfetto! Questo dovrebbe penetrare la loro corazza. Questo dovrebbe rallentarlo. Come mi sono rimasto?
sei diverso. Nuovo. Non hai l'odore di questo mondo. 7 cicli notturni. E ho provato solo il bisogno di uccidere. Ma tu... qualcosa mi spinge a parlarti. Ha solo una settimana? Devono crescerli fino all'età adulta, quando sono pronti a uccidere. Se avessero bisogno di addestramento, non sarebbero tanto meglio dei soliti mercenari. Creati per uccidere? No, io uccido perché il mio sangue mi dice di farlo. Ma non è per questo che sono stato rifiutato dalla madre di vetro. Nella mia testa sento parlare di sopravvivenza contro il nemico che minaccia tutta la mia specie. Ma ho fallito, ancor prima di svegliarmi. È ciò che ha detto la voce nell'acqua. Ecco perché attendo qui. Tu dovresti far parte di un esercito mercenario. Ti ricordi di Jedor? Conosco quel nome. Mi provoca rabbia, ma anche risate. Non è un nome che canteremo durante le nostre marce. Non so che cosa significhi, ma l'ho sentito dire molte volte. Come puoi parlare se sei nato solo da una settimana? Ho sentito un suono stridulo nella mia testa. Poi è giunta la voce. Mi ha insegnato quello di cui avrei avuto bisogno. Parlare, camminare, colpire e sparare. Poi la voce ha detto che non ero perfetto e ha interrotto gli insegnamenti. E ora sono qui. È stato istruito quanto bastava per essere messo alla prova. Ma che tipo di prova? Non lo so, ma non sono perfetto. La voce di Okir ti ha parlato mentre eri nella vasca? Ho sentito la voce. Non come ora, con le orecchie. Dentro di me. La chiamavo padre. Mi piaceva. Ma essere rimasta delusa. Io non sono ciò che voleva che fossi. Un laboratorio pieno di Krogan. Sembrerebbe un tentativo di curare la genofagia. Cura? Non si è mai parlato di una cura. Sopravvivere, resistere, ignorare. In che modo hai deluso la voce? Non lo so. È stato deciso prima che lasciassi la vasca madre. Non ero perfetto. Forse incline alla follia di cui parlava quel mercenario? Non so nulla al riguardo, ma non sono perfetto. Ho distrutto la cura di Saren. Come può Okir aspettarsi che questi Krogan ignorino la genofagia se non curandola? Non ne ho idea. Non sembra che abbia avuto molto successo con questi Krogan. Puoi mostrarmi dov'è il laboratorio? Devo parlare con Okir. La madre di vetro si trova di sopra, oltre i rottami. Dietro molte creature tenere come voi. Ve la mostrerò. Impressionante e pericoloso. Voi creature tenere siete lente quando vi ritrovate davanti ai grossi ostacoli. Potevi scappare o cercare di tornare ai laboratori combattendo. Perché sei rimasto qui? Attendo, me l'ha detto la voce. Se verranno combatterò, ma non scapperò e non ti seguirò. Io non sono perfetto, ma ho uno scopo. Devo attendere di essere chiamato, di essere liberato. Non mi piace per niente, stiamo allerta. Sono liberi! Si salvi chi può! Attacco il bersaglio. Krogan in arrivo. Nemico ingaggiato. D'accordo. Ora ti finirò. Carica nemica. Affermativo. I Krogan hanno disattivato la rete. Siamo giacchi e sotto attacco da ogni lato. Dove sono le armi pesanti?
potrebbe tornarci utile. Nemici davanti! Non ho più gli scudi! Uno in meno! Impatto elevato. Ecco fatto. Niente di più facile. Aprirò il fuoco. Piacere. Meno di cui preoccuparsi. Hanno penetrato i miei scudi. Uno in meno. Vado. Eccoti per me. Sono con te. Che significa che Jedor non sta andando bene? Se non riceviamo rinforzi perderà tutti i suoi... sentito. Concentrate il fuoco sulla mia posizione! Concentrate!
Li manderò a fuoco! Attacco il bersaglio! Giù la testa! Cambiare munizioni! Vado! Attacco il bersaglio! Ho spento le telecamere di sicurezza non appena ho visto che eri tu. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma sono felice che sia tu a guidare l'attacco. Mi dispiace, Ranat Noctis. Mi hai lasciato andare quando hai distrutto il laboratorio di Siren su Viermeier. Sono fuggita da un'esplosione atomica su una navetta di servizio, ma è pur sempre una seconda chance. Immagino che tu abbia un buon motivo per trovarti in questo laboratorio. Non preoccuparti, non sto sprecando l'occasione che mi avevi concesso. Il mio lavoro qui è strettamente vantaggioso. Non per i mercenari. Jeddore è inebriata dal potere, ma O'Kir sta cercando di fare qualcosa di buono, credimi. Anche se i suoi metodi sono un po' estremi. Tutti meritano una seconda chance, giusto? E a volte concederla dà buoni risultati. Io sto saldando il mio debito. Cosa sta cercando di fare O'Kir? È complicato da spiegare. Jeddore, il capo dei mercenari, gli ha ordinato di costruirle un esercito privato. Non so se lei saprà cosa farsene o meno. O'Kir tende a ignorarla il più possibile. Io ho creato una prassi educativa per gli esemplari cresciuti nelle vasche, ma la maggior parte di loro non ne supera nemmeno una frazione, e lui li scarica. Qualunque cosa stia cercando, di sicuro non è una cura e nemmeno una grande quantità di soldati. Trovarti in un luogo simile mi fa pensare che averti lasciata andare sia stato uno sbaglio. E tu non vuoi questo. Siamo d'accordo. Non preoccuparti. Intendo restare quanto più possibile alla larga da tutto ciò che ti riguarda. Ora, se non ti dispiace, me la darò subito a gambe prima che tu faccia saltare in aria questo posto. So come lavori. Io approvo le seconde possibilità, ma ho qualche dubbio sulle terze. Eccoti qui. Ho osservato attentamente i tuoi progressi. Ormai è ora. Le batterie di queste vasche non aspetteranno i tuoi comodi con quei mercenari idioti. Immagino che tu sia O'Kir, vero? Non mi sembri prigioniero, né particolarmente grato del mio arrivo.
Sostieni di essere qui per aiutare, ma il defunto Shepard non era un segno di delicato cambiamento. Sorpreso? Tutti i Krogan dovrebbero conoscerti. Sono certo che Rana ha già rivisitato le tue azioni su Wiermeier. Sicuramente sarai ansioso di raccontare di nuovo la storia. E che storia? Saren, traditore degli spettri, minaccia di ripristinare l'Orda Krogan curando la genofagia, annullando il dolce genocidio progettato dai Turian e dai Salarian. Ma prima che Saren possa liberare le sue sconfinate truppe, ecco che arriva Shepard, che ci assicura la vittoria grazie al fuoco nucleare. Mi piace quella parte, ha spessore. Non c'era molto posto per la delicatezza. Se ci fosse stata un'altra soluzione, l'avrei presa in considerazione. Ma io approvo. Le pallide orde di Saren non erano veri Krogan. I numeri da soli non contano. L'errore di uno straniero, lo stesso commesso dai mercenari. Ho dato al loro capo i miei scarti per il suo esercito. Ma sta diventando impaziente. È tempo che tu mi porti fuori di qui. Siamo qui per i collettori. I tuoi problemi non ci interessano minimamente. Capisco. Sì, gli attacchi dei collettori si sono intensificati. Un problema degli umani. Le mie richieste erano focalizzate altrove. Ho acquisito la conoscenza necessaria a creare un soldato puro. Con essa infliggerò alla genofagia il peggiore insulto che si possa rivolgere a un nemico. Venire ignorato. La tua ricerca del soldato perfetto ha creato numerosi fallimenti. Di loro non ti curi? Nessun fallimento. I miei scarti sono esattamente ciò che voleva Jedor. Semplicemente le manca la capacità di comandarli. Sono forti, sani e assolutamente inutili per me. Io cerco la perfezione. Se dovrò scartarne qualche migliaio, così sia. Il mio lavoro purificherà i Krogan. Non saremo ripristinati, saremo rinnovati. Cosa hai ottenuto dai collettori? Mi serve tutto quello che sai su di loro. Sono una specie strana, solitaria. Eppure sono molto disponibili quando il tuo sacrificio è grosso abbastanza. Ti ho fornito molti Krogan. Potrei avere delle informazioni per te. Ma la tecnologia è stata consumata per creare il mio prototipo, dopo aver capito come usarla senza uccidere le cavie. Le loro morti sono state incresciose. Ma mi basta un singolo successo per dare inizio al processo. Quindi non vuoi curare la genofagia? Contrariamente a quanto sostengono i sopravvissuti, la genofagia non produce Krogan più forti. L'unica qualità che filtra è la capacità di sopravvivere alla genofagia. Per ogni 1000 infanti nati morti, sopravvivono troppi deboli. Ogni sopravvissuto viene considerato prezioso. E questo ha prodotto più rammolliti del vostro allattamento umano. Io dico di tenerci la genofagia. Lasciamo pure che muoiano 1000 neonati. Noi la sconfiggeremo arrampicandoci sopra i nostri morti. È questa la natura dei Krogan. I tuoi metodi sono estremi, ma sai come sventare una minaccia. Ci aiuterai? Forse possiamo accordarci per un trasporto sicuro. Ma il mio prototipo non è negoziabile. È la chiave per la mia eredità. Attenzione, ho rilevato il rilascio dei Krogan. Opera di Okir, naturalmente. Voglio che sia fatta tabula rasa sul suo progetto. Elimineremo questi comandi e ripartiremo dai dati di Okir. Svuotate le vasche! Davvero così smidollata? Ucciderà la mia eredità girando una dannata valvola. Shepard, cerchi informazioni sui collettori? Fermala, proverà ad accedere alle sostanze contaminanti nel deposito. Potresti ricominciare da capo, come intende fare lei. Qual è il problema? Questa vasca è pura. Ha richiesto tanti esperimenti. Quanti dati. Iniziare da capo non la duplicherà. Deve sopravvivere. Jedor sarà alle vasche scartate. Uccidila. Io resterò qui a fare ciò che deve essere fatto.
che abbia parlato abbastanza. Cosa sta combinando O'Kir? Shepard, gli allarmi del laboratorio segnalano un guasto dei sistemi. I sistemi rimasti non sono protetti, così ho ottenuto un accesso limitato. Secondo gli scanner del laboratorio, la stanza è piena di tossine e i parametri vitali di O'Kir stanno scendendo rapidamente. Vi consiglio di sbrigarvi. Perché un fanatico come lui si è sacrificato per un solo Krogan? Chi può dire cosa O'Kir gli abbia messo in testa? Liberarlo potrebbe non essere saggio. Un Krogan puro potrebbe picchiare forte. Ci farebbe comodo un altro peso massimo. Se ci aiuterà, dubito che qualcuno abbia chiesto la sua opinione. Normandy, nessuna traccia di O'Kir, ma abbiamo un pacco da farvi ritirare. Ed è bello grosso. Ma ho qualche obiezione nel risvegliarlo. Sì, l'hai già detto diverse volte. Già è pericoloso un Krogan normale. Questo è stato creato e probabilmente educato da un pazzo. Vedo che state ammirando il nostro nuovo fermacarte. Preoccupati? Non sappiamo niente su di lui, comandante. Lo so. E non lo trovi interessante? I Krogan combattono bene a distanza ravvicinata. Forse risvegliarlo in uno spazio ristretto non sarebbe prudente. Ricevuto. Ricevuto. La stiva è un luogo sicuro finché non deciderò cosa fare di lui. Desidera parlarne nella sala briefing, comandante. Il soggetto è stabile, Shepard. L'integrazione con i sistemi di bordo è stata perfetta. Può vedere qualcosa lì dentro? Sa dove si trova? Improbabile. L'attuale tracciato neurale indica cognizione minima.
In assenza di perdite di energia sulla nave, i nutrimenti della vasca potranno sostentarlo per oltre un anno. Qualche idea della sua pericolosità? È un Krogan, Shepard. Se mi sta chiedendo se è attivamente ostile, non dispongo dei dati necessari per rispondere. La tecnologia di O'Kir può trasmettere dati, ma non processi razionali. Il soggetto potrebbe conoscere le sue visioni, ma non necessariamente condividerle. Cosa puoi dirmi su questo tizio? Qualcosa di insolito? Il soggetto è un esemplare eccezionale della specie Krogan, con organi primari, secondari e, dove applicabile, terziari pienamente formati. Nessun difetto di alcun genere, tranne le alterazioni genetiche della genofagia presenti in tutti i Krogan. Non posso giudicare le sue funzioni mentali. Cosa puoi dirmi su questo tizio? Qualcosa di insolito? Il soggetto è un esemplare eccezionale della specie Krogan, con organi primari, secondari e, dove applicabile, terziari pienamente formati. Nessun difetto di alcun genere, tranne le alterazioni genetiche della genofagia presenti in tutti i Krogan. Non posso giudicare le sue funzioni mentali. Aspetta, aprirò la vasca e lo farò uscire. Il protocollo di Cerberus è molto chiaro riguardo alla tecnologia aliena ignota. Potrebbe essere una potente aggiunta all'equipaggio o una bomba orologeria. Preferisco occuparmene ora. Molto bene, Shepard. Comandi attivi. L'interruttore e le conseguenze sono tuoi. Sono il comandante Shepard e non prendo le minacce alla leggera. Ti consiglio di rilassarti. Non il tuo nome, il mio. Sono addestrato, conosco le cose, ma la vasca... O'Kir non ha stabilito un legame. Le sue parole sono vuote. Signore della guerra, eredità, Grant è l'ultima parola sentita. Non ha senso. Andrà bene. Sono Grant. Se sei degno di comandare, dimostra la tua forza e prova a distruggermi. Non preferiresti O'Kir o Eredità? È più corto. Si adatta all'addestramento nel mio sangue. Le altre parolone sono concetti che non sento miei. Forse saranno più adatti a te. Non provo niente verso il clan di O'Kir o i suoi nemici. Farò ciò per cui sono stato creato. Combattere e cercare il più forte. Il suo imprinting ha fallito. Senza uno scopo che mi appartenga, uno scontro vale l'altro. Tanto vale iniziare da te. Basta così poco per fare abbandonare la missione al Krogan perfetto di O'Kir? O'Kir è solo una voce nella vasca. Se il suo imprinting non mente, ha creato qualcuno più forte di lui. Dunque non è degno di me. E se il suo odio non è abbastanza forte da obbligarmi, allora ha fallito. Non provo niente. Non ho alcun legame. Ho un'ottima nave e un equipaggio forte. Un clan forte. Tu lo renderesti più forte. Se ti rivelerai debole e sceglierai dei nemici deboli, dovrò ucciderti. I nostri sono dei degni nemici. Non dubitarne. Lo trovo accettabile. Combatterò per te. Sono contento che tu abbia accettato. Mi tendi una mano, ma nell'altra impugni un'arma. Molto saggio, Shepard. Se troverò un clan, se troverò ciò che voglio, sarò onorato di farli combattere contro di te. Shepard. L'imprinting della tua vasca può aiutarci a sfruttare in qualche modo le risorse acquisite? Forse potrei mettere insieme qualcosa. Non so quanto potrei essere utile.
Shepard? L'imprinting della tua base. Non riesco a pensare ad altro. Non sono un tecnico. Goditi ciò che hai. Cosa ne pensi di questa missione? Io combatto. Non importa per chi. O'Kir ti ha fornito informazioni sui collettori? Vedo navi indistinte, congetture sulla loro forza. Nessun riferimento a punti deboli. O'Kir ha dedicato la sua attenzione ai vecchi rancori. Qualunque cosa avesse, l'ha consumata per crearmi. Cosa ne pensi di questa missione? Io combatto. Non importa per chi. Cosa ne pensi dell'equipaggio? Sono un buon gruppo, basta che non mi stiano tra i piedi. Altrimenti saranno un gruppo morto. Se vuoi affrontare i collettori, addestrali bene. Alcuni di questi alieni sono troppo soffici. Volevo solo controllare che fossi a tuo agio. Gli umani parlano troppo, come nella vasca. Torna più tardi. Per il momento è tutto. Shepard. Non so cosa pensare di Grant. I miei rapporti psicologici riguardavano O'Kir. Non abbiamo garanzie che Grant sia mentalmente stabile. Ho come l'impressione che non gli importi di niente, incluso chi vive e chi muore. C'è qualcosa che dovrei sapere? Ha dei messaggi non letti nel suo terminale privato. C'è altro, comandante? È tutto. Faccia attenzione. Da piccolo salvavi i gatti randagi. Avevamo proprio bisogno di un Krogan colossale, comandante. Grazie. Qui va tutto bene, presumo. Tutto bene? Io... Cosa? Problemi? Non è niente, io... Figlia di... Molto divertente, Ida. Davvero originale. Smettila. È stato lei a insistere per il controllo manuale, signor Moreau. Per ora è tutto. Ci vediamo, comandante.